Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video su Football Manager 2013, anche se questo è un video che vale un po' per tutti i Football Manager, perché è una sorta di, ma ripeto, a dire guida mi sento un po' presuntuoso, però diciamo sono un paio di video, questa è la prima parte in cui vi illustro un po' il modo in cui gioco io, come gestisco la squadra, cosa che a volte funziona, a volte no, però insomma, visto che con lo Shakhtar ha funzionato bene. Vi faccio vedere un po' come gioco io, anche perché me l'avete chiesto in tanti. Nella prima parte di questo video avete visto, cioè insomma nel primo video che ho fatto, di cui metto il link qui intorno e anche in descrizione, avevamo visto sostanzialmente le cose più importanti, cioè la base, come gestire proprio la squadra da principio, impostare gli allenamenti sia per i singoli sia per la squadra. Quelle sono le cose proprio che stanno alla base di una buona stagione. Oggi vediamo cose un po' più, diciamo, concrete, nel senso andiamo a vedere proprio la gestione della singola partita. Ora vedete che la prossima partita è contro Houston, quindi non so, Dinamo Houston, quello che è. Quindi è assolutamente una prova alla portata, insomma, facile, comunque un'amichevole, conta poco e vabbè, ve la faccio vedere non tanto per la partita in sé, ma proprio perché mi serve la schermata della partita per farvi vedere come gioco io e per spiegarvi quali sono le misure da adottare in base ai singoli casi. Quindi non mi serviva tanto la partita, in questo caso contro la Dinamo, ma mi serve proprio la schermata per farvi vedere un po' come gestire la squadra. Allora, vabbè, qui un po' di notizie, andiamo direttamente al pre-partita. Oh, giustamente, prima di passare al pre-partita volevo farvi vedere una cosa che la volta scorsa vi ho soltanto accennato, ma che è molto importante. Allora, ogni volta che voi prendete il comando di una nuova squadra, la prima cosa che vi consiglio di fare è controllare lo staff. Ora, questi sono tutti i membri dello staff, controllate che siano tutti adeguati, cioè cercate sempre di avere il meglio come staff, perché una buona squadra, una buona rosa parte proprio dallo staff. E io nello scorso video vi avevo detto che Roberto Muzzi ad esempio non è il massimo come allenatore in seconda e va cambiato. Come si cerca lo staff? Ad esempio, per un allenatore in seconda è importante che abbia buone conoscenze tattiche, in questo caso lui ha 11. È importante la determinazione, che è l'unica qualità che si salva, 18. È importante anche la motivazione, volendo, che lui ha solo 10. A livello di disciplina anche potrebbe contare lui qui a 2. Insomma, vedete che Muzzi è veramente scarso. Anche psicologia 9, insomma, è scarsissimo Muzzi. Per cercare un buon allenatore in seconda, fate così, andate su il vostro nome, avete il menu a tendina, fate ricerca, staff. E vi si apre questa schermata che insomma, ai novellini, diciamo, tra virgolette, può sembrare un po' complessa, in effetti un po' lo è. Voi per cercare dovete aggiungere i filtri, quindi fate aggiungi condizione, qua, mettete ruolo staff, mettete quindi perché deve essere un allenatore in seconda, e ok, e qui vi compaiono già tutti gli allenatori in seconda. Poi per cercare il meglio del meglio, io faccio sempre così, metto reputazione. Ecco, potete mettere reputazione e mondiale, vedete che mondiale non c'è nessuno, anche perché il gioco qui c'è la spunta qui che esclude i trasferimenti non realistici, anche se qui proprio non ce ne sono. Voi fate continentale, mettete la spunta qui per sicurezza, in modo che vi compaiano tutti diciamo, gli allenatori in seconda che sono disposti a venire. In questo caso vedete che me ne ha trovati una lanciata. Qui c'è il mio pupillo che prendo praticamente sempre, Francisco Yesterán, che è un allenatore in seconda spagnolo, ma guardate che caratteristiche, insomma, conoscenze tattiche 20, adattabilità 20, tattica 20, psicologia un po' basso 12, però vabbè, forma fisica 20, difesa 20, scusa, difesa 18, cos'altro c'è? Determinazione 15. Motivazione anche, diciamo, questo a livello psicologico, motivazionale non è il massimo, però come conoscenze e come tattica va benissimo, a livello di disciplina comunque 15. Questo è un ottimo allenatore in seconda, ad esempio. Altrimenti c'è anche buono Diego Bortoluzzi dell'Udinese, che non ha fatto male, guardate, però chiaramente è un po' meglio, molto meglio di quello spagnolo. E quindi voi fate un'offerta a Francisco Yesterán, che peraltro è senza squadra, quindi ancora più probabile che accetti. Fate contatta per ingaggio e proponete i termini, vabbè, lasciate questi qui, perché vedete, lui dice questo è il contratto che vorrei, trattare direttamente con Ajesteran, e questo è il contratto che lui vorrebbe, quindi voi glielo proponete,
lui dirà: nonostante questa offerta sia sicuramente accettabile, vorrei valutare tutte le opzioni prima di prendere una decisione definitiva. Insomma, qui ragazzi non lo fanno così, stanno facendo i preziosi, è facile che comunque accettino, quindi fate concludi accordo. Sono felice che l'affare sia stato risolto così velocemente e le comunicherò al più presto la mia scelta. Adesso al 90% verrà. Mi avete preso un buon allenatore in seconda. Quando arriverà? Quando sarà ufficializzato l'arrivo di Francisco Yesterán, verrà automaticamente licenziato quello scarzone di Muzzi. Ecco, questo piccola parentesi per farvi vedere come scegliere lo staff. Chiaramente se individuate nello staff un membro che non è all'altezza, fate lo stesso procedimento. Quindi fate la stessa cosa, ne so, per gli osservatori, insomma, per tutti i membri dello staff che non ritenete all'altezza. Ora andiamo a giocare. Ah, il pre-partita, eccola qua. Allora, la formazione. Vabbè, la formazione lasciamo quella che c'era già prima, perché penso che vada bene. Intanto, comunque è un'amichevole. Ripeto, adesso non voglio tanto far vedere la partita in sé, ma più che altro la schermata mi serve. Quindi, vabbè, lasciamo così la formazione. Anche perché tanto è un'amichevole, sono tutti un po' fuori forma, vedete. Chiaramente è la prima amichevole dopo la sosta estiva, quindi vale quello che vale. Ecco, vabbè, questo l'avevo già spiegato, insomma, fluida controllo. Io mi raccomando sempre, quando giocate partite in cui siete favoriti, o ad esempio magari quando giocate in casa, vi consiglio sempre di partire con un approccio di controllo, che sarebbe un leggermente offensivo, talmente. Sarebbe come dire fate la partita, perché appunto se dovete fare la partita, se siete squadra favorita, è giusto che facciate la partita. Poi vabbè, vi ho già spiegato nel scorso video che fluida significa che più o meno tutti i giocatori partecipano sia alla fase difensiva che alla fase offensiva. Non mettete molto fluida perché sennò rispompate, a meno che non sia strettamente necessario. Vabbè, comunque cominciamo. Qui tanto potete vedere la tattica degli avversari. Analisi partita, vabbè. Qui c'è un'analisi che io non. La quale io non ho mai dato tanto peso, che è sostanzialmente un pronostico, però chi se ne frega. Istruzioni sugli avversari. In questa schermata voi potete dare istruzioni alla squadra su come comportarsi rispetto agli avversari, quindi ad esempio impostare marcature a uomo, impostare, non so, costringere alcuni giocatori a giocare col piede debole. Ad esempio, ora questi non sono giocatori che mi preoccupano, però se giocate contro una squadra forte, insomma, magari faccio un esempio banale, giocate contro il Barcellona, c'è Messi. Andare su Messi, ora facciamo finta che ne so, che facciamo finta che questo Zach Kinsella sia Messi, no? Per assurdo. Questa è la schema di Zach Kinsella, vedete, potete impostare la marcatura stretta sempre, il pressing sempre, e potete ad esempio contrasti, se volete andarci normali, leggeri o duri, adesso non specifica, d'occhio con i duri perché lì si rischia molto di prendere i cartellini. E poi questo è importantissimo, costringilo sempre a giocare sul piede sinistro, sul piede destro o sul piede debole. In questo caso il computer calcola da solo qual è il piede debole e costringe il giocatore a giocare sul piede debole. Quindi queste sono cose molto, molto importanti da curare maniacalmente prima delle partite, soprattutto appunto, ripeto, con avversari forti. Magari quando fate, ne so, le partite tipo Roma-Chievo, il Chievo potete anche lasciarlo stare. Se fate già un Roma-Juventus, comunque partite importanti con avversari importanti, è bene che gli uomini più pericolosi li teniate d'occhio e prendiate queste contromisure, quindi sempre sul piede debole, possibilmente sempre marcatura stretta, insomma. Ora vi ho fatto un po' vedere poi qui, anche dovete vedere voi chi avete di fronte e vi regolate di conseguenza. Poi indicazioni squadra. Qui è la fase in cui si fa il discorso alla squadra. Allora, qui dove va un po' a culo e anche un po' a, diciamo, bravura, ma soprattutto a culo. Allora, questo è l'approccio, quindi appassionato, calmo, restio, cavo, diciamo il tono, il modo in cui vi approcciate al discorso che state per fare. Beh, per esempio per un amico lì io scelgo calmo, e gli dico, queste sono le frasi che potete dire che cambiano a seconda dell'approccio, vedete? Ogni approccio ha le sue frasi, quindi nel suo discorso. Io prendo un approccio calmo, visto che è quella, insomma, la prima amichevole, e dico, andate in campo, mostrate che vabbè, cercate di colpirmi, posso dire ai ragazzi, oppure posso semplicemente augurargli buona fortuna, posso anche non dire nulla, posso dire che sarà un amichevole per campionato, mi aspetto una vittoria, giocate davvero senza pressione, oggi si tratta solo di trovare la forma e conta la prestazione, ma non il risultato. Ecco, io adesso, visto che è la prima, di solito gli amichevoli dico sempre andate in campo per mostrarmi che avete capito, mostratemi gli artigli, cercate di colpirmi. Però visto che questa è la prima amichevole, io giocherei senza pressione, cercare solo di trovare la forma, conta la prestazione.
Vedete che la reazione è molto buona. Ogni volta che un giocatore viene evidenziato in verde significa che ha reagito bene. Qui in particolare vedete la reazione, Stekelenburg sembra tutti rilassati quelli in verde, vedete, sembra rilassato. Nulla da segnalare per quelli rimasti in grigetto. Anche se qualcuno, vedete, mi dice anche sembrava rilassato, magari troppo, in particolare Florenzi e Torosidis, quindi c'è anche questo rischio, attenzione. Poi alcune volte capita anche che reagiscano in rosso, vengano evidenziati in rosso, significa che hanno reagito male al vostro commento, quindi che il vostro commento ha avuto un effetto negativo sul giocatore. In questi casi potete anche evidenziare, diciamo, cioè fare un discorso al singolo giocatore da qui, da commenta, potete fare un discorso anche individuale. Ad esempio, vado da, che ne so, Torosidis, che sembra troppo rilassato, gli posso dire in maniera cauta: fammi vedere perché ti devo tenere in squadra, ad esempio, no? Ora lui non reagisce, non cambia la sua reazione, però a volte capita che in seguito a discorsi individuali di questo tipo le reazioni cambino, reazioni del singolo giocatore ovviamente. Quindi anche questa è una parte che va curata molto, questa sempre, non dimenticatela mai. Questa fase c'è sia a inizio partita, sia a fine primo tempo, sia a fine partita, non va mai trascurata perché è importantissima. Addirittura si può fare un discorso, vedete, per, oltre che individualmente e collettivamente a tutta la squadra, si può fare anche un discorso per ogni reparto. Centrocampisti, fai un commento e si fa un discorso soltanto ai centrocampisti, idem per gli attaccanti, idem per i difensori. Poi qui siamo sempre nella solita cosa, stile fluida, strategia, controllo, quelli che avete già visto prima. Qui potete già impostare le istruzioni che darete a bordo campo, ma queste io le do sempre in partita, le preferisco darle sempre in partita. Quindi non le faccio per ora, le do a partita in corso. Quindi iniziamo la partita. Ecco qua. Allora, questa è la schermata appunto della partita. Poi qui ve la potete gestire voi, potete vedere quella con i pallini, quella semplicemente solo il commento. La schermata la mettete voi quella che più vi piace. A me piace vedere la partita così, perché almeno posso vedere come gioca la squadra. E allora, da qui si fanno le sostituzioni. Fai una sostituzione, vedete? Da qui invece si imposta la marcatura, si scambiano due giocatori, si cambia ruolo, insomma tutte le cose che si fanno velocemente a partita in corso. Intanto, bel tiro di Bradley. Istruzioni da bordo campo, questa è una cosa molto importante che io uso tantissimo. Allora, in genere io parto sempre senza istruzioni, in genere, non sempre, perché vedo prima come si mette da sola la squadra in campo e poi capitano anche partite in cui io non dico nulla per tutta la partita perché la squadra sta interpretando bene la partita. Quindi io non tocco nulla. Però, allora, vi dico le cose più usate. Quando, ripeto, quando appunto giochiamo contro una squadra in cui dobbiamo fare la partita, se vedete che i giocatori sono magari pressano poco, magari sono un po' aggressivi, potete mettere disturbate gli avversari. In questo modo loro andranno a pressare di più il portatore. Ed è una cosa che io faccio molto spesso. Poi, vedete, qui c'è una marea di tantissimi modi insomma, di gestire la squadra, tantissime indicazioni da poter dare. Tenete la palla, date la palla avanti, giocate la palla negli spazi. Allora, chiaramente quando state perdendo e dovete attaccare, oltre a consigliarvi di mettere un approccio ultra offensivo, ora vi faccio vedere, vabbè, qua è finito il primo tempo, discorso alla squadra, ora, intanto vi ho spiegato come funziona, lo faccio proprio alla veloce. Abbiamo bisogno di più grinta, il fatto che siano migliori non significa nulla. Ecco, vedete che sembra ottimi, sembra carico, sembra carico, sembra motivato, ho detto un'altra volta la cosa giusta. Beh, dovrei fare i cambi, adesso non ho voglia perché sono soltanto qui per spiegarvi appunto come funziona. Tra l'altro da qui potete modificare insomma, le impostazioni della sintesi, se volete vedere tutta la partita, se volete vederla estesa, dettagliata, se ho soltanto le azioni chiave o addirittura solo il commento. Dicevo, se intanto metto pausa perché sennò finisce la partita e non riesco a spiegarvi tutto. Allora, quindi ad esempio se state perdendo, vi consiglio sempre di mettere un approccio offensivo da qui, mettete tutto per tutto, fai salire tutti i giocatori nel disperato tentativo di segnare, questo ve lo consiglio soltanto nei momenti in cui proprio siete disperati e state perdendo. E in quei casi qui potete accompagnarvi con un prendete più rischi, che vedete adesso è bloccato, ma si sblocca soltanto quando state perdendo, quindi la squadra non vada più a coprire ma si butta in attacco. E poi vi consiglio anche di magari stare più alti, magari, però questo poi è buono anche per quando state pareggiando, ad esempio. Oppure, ecco, portate le varie cose tipo portate il pallone in area, tirate appena possibile, buttate la palla in area, cos'altro, ecco, date la palla avanti, sono tutte indicazioni da dare quando avete bisogno di segnare.
In situazioni come questa, sullo 0-0, io disturbo gli avversari in genere. Poi, ecco, mettete sfruttate il centro, sfruttate le fasce, questo lo faccio in base all'avversario, cioè se l'avversario ha un modulo molto denso al centro del campo, sfrutto le fasce, se invece sono larghi sulle fasce, cerco di sfruttare il centro. Eludete la difesa facendo girare il pallone, è un buon metodo sullo 0-0 per sbloccare le partite, cioè sarebbe una sorta di melina finché l'avversario non si scopre, non appena lascia lo spazio verticalizzate e andate dentro. Questo è un ottimo metodo per sbloccare le partite dallo 0-0, adesso lo selezioniamo anche. Poi, qui altra cosa importante è passare la palla sui piedi o giocarla negli spazi, queste sono alternative. Quando la squadra avversaria è molto chiusa è bene passare la palla sui piedi, quindi questo è una cosa che va messa forse più sullo 0-0 o quando si sta vincendo contro squadre chiuse. Anzi, no, scusa, quando si sta vincendo no, quando si sta perdendo forse, sì. Perché le squadre si chiudono quando vincono, quindi state perdendo è meglio giocare la palla sui piedi. Giocate negli spazi invece è ottimo per le squadre che devono magari pareggiare e quindi si scoprono e voi buttate la palla negli spazi e li prendete in infilata continuamente. Questo quando state vincendo è una tattica efficacissima perché le squadre si scoprono e voi li infilate veramente tanto negli spazi. Quindi ad esempio, ecco, se state ad esempio vincendo, io vi consiglio sempre di innanzitutto giocare più stretti qui, perché le maglie si stringono, c'è meno spazio per gli attaccanti avversari per inserirsi al centro dell'area e quindi la squadra rimane chiusa, quindi giocate sempre più stretti quando dovete difendere il risultato. Se dovete perdere tempo, magari state vincendo contro una big, cercate anche di rallentare il ritmo, in modo da addormentare un po' la partita. E appunto, dicevo, importante in quei casi è sempre giocare la palla negli spazi unitamente a una strategia di contropiede. Quando vincete contro squadre forti mettetevi in contropiede, la squadra si chiude e unitamente appunto alla indicazione giocate la palla negli spazi, non appena recuperano la palla i difensori lanciano uno spazio le punte che se sono veloci è ancora meglio per infilare in contropiede gli avversari, una tattica con cui io ho vinto la Champions con lo Shakhtar, le big d'Europa le ho affrontate tutte con questa tattica, se avete visto i video infatti lo sapete. Ecco, a me ad esempio non piace il dato tipo buttare la palla in aria così alla disperata perché la squadra comincia a fare lancioni alla rinfusa. Certo, se avete Ibrahimovic insomma, della situazione potete anche farlo perché magari ve la butta dentro con griffo di Raffa, alla fine ce la fate. Però se avete giocatori tecnici, magari veloci, piccoletti, meglio cercare di aggirare la difesa. O anche di tirare appena possibile se avete buoni tiratori. Bah, direi di avervi detto tutto, intanto facciamo ripartire la partita perché più o meno vi ho detto un po' tutto. Ovviamente se vedete che la vostra squadra è troppo aggressiva e avete magari già 3 o 4 ammoniti, selezionate e non fate tackle azzardati in modo che i giocatori si diano una calmata. Viceversa, se vedete che i giocatori lasciano troppo spazio agli avversari, fate contrasti anche aggressivi. Poi cos'altro? Beh, poi le altre cose sono, insomma, lo vedete dal nome, insomma, sono abbastanza. Cercare di sovrapporvi sempre se sfruttare il gioco sulle fasce, in questo modo i terzini si sovrappongono in fase offensiva. Portare il pallone in aria, tanto c'è un rigore per la Dinamo. Portare un pallone in aria significa, ripeto, portarlo, diciamo, non palla al piede, comunque senza buttare via, senza lanciare via il pallone. Vabbè, ora forse è il caso che mi concentro un attimo sulla partita, beh, sti cavoli, tanto non mi cavolo di una carriera che neanche continuerò. So che starete pensando, certo, seguire i consigli di uno che perde con Houston non è il massimo, per carità, però se vedete sto totalmente trascurando la squadra in questo momento perché vi sto spiegando le cose. Facciamo un po' di cambi, visto che non li ho fatti neanche a fine primo tempo. Mettiamo Burdisso. Mettiamo. Basta. Peace, dai. Però insomma, tanto per. Vabbè, ecco ora ad esempio vi faccio vedere un po' quello che vi ho detto finora, lo metto un po' in pratica, facciamo tutto per tutto, anche se è esagerato farlo al 62esimo sull'1-0, faccio prendetevi più rischi, no, facciamo finta che questa fosse una partita importante, in questo caso dovreste comportarvi così. Sì, basta direi. Magari l'udite della difesa, magari adesso no. Essere facile anche prendere il tiro in contropiede, il gol in contropiede, state più alti. Ecco, adesso non ho visto per esempio se questa è una squadra da attaccare più sulle fasce o più centralmente, quindi non azzardo, anche se ci stanno facendo il culo. Date la palla avanti. Ma sì, facciamo così per il momento.
sì. Oh, poi ovviamente un'altra cosa che faccio vedere al volo, andando su tattiche qua, tattiche, poi fate dov'è? Squadra, tattiche di squadra. Se state vincendo, ripeto, una partita importante e magari manca poco tempo, qui potete mettere perdita di tempo e la mettete in totale, insomma, qui spesso io la metto, ma raramente, tanto stiamo perdendo, e fate conferma modifiche. Anche qui potete mettere ritmo di gioco, ampiezza, linea difensiva, contropiede. Anche qui partite contro squadrone, mettete il contropiede se volete chiudere e ripartire, ovviamente. E vabbè, adesso vediamo un attimo come finisce questa inutile partita. Spero comunque di esservi stato d'aiuto. Ora, ripeto, questa partita non l'ho curata tanto, come avete visto, ero più intento a spiegare a voi i singoli comandi. Non ho per nulla, insomma, tenuto d'occhio la squadra. Però vi assicuro che funzionano. Per chi magari si imbatte in questo video per caso e non conosce il mio canale, andate a vedere la carriera. Insomma, ho fatto 6-7 video sulla mia carriera con lo Shakhtar, nel quale c'è tutta la strada verso la finale di Coppa dei Campioni, in cui appunto ho affrontato le big d'Europa in questo modo. Quindi nel mio caso funziona, ma in genere funziona quasi sempre. E niente, insomma, poi magari se vi capita iscrivetevi, vedete se ci sono video che possono interessarvi, e andate a vedere soprattutto la prima parte di questo video, che probabilmente è anche più importante per capire bene questo gioco. Tanto siamo all'87esima, la partita è finita, Roma ci ha provato in tutti i modi, ma se non si tira in porta diventa difficile. Non esageriamo adesso. Vabbè, insomma. Tanto questa carriera finisce qui. Tra l'altro la Roma è una squadra pessima per iniziare al Football Manager, perché comunque i giochi di calcio in generale, cioè quest'anno, sono nei giochi del 2013, perché è stata una squadra costruita veramente male, tutte punte, tra l'altro non ci sono buoni difensori, buoni centrocampisti, sì, a parte qualcuno, però ad esempio vari Marquinhos, che in realtà sono molto forti, nel gioco sono molto scarsi perché sono giocatori pressoché sconosciuti. Anche lo stesso Castano non è un fenomeno. Comunque, vabbè, la partita è finita. Abbiamo perso. In questo caso c'è anche, diciamo, in maniera calma, possiamo dire che è necessario migliorare molto prima delle partite competitive, questo è sicuro. Oh, vedete, alcuni sembrano carichi e motivati. C'è ad esempio Nicolas Burdisso che è sfiduciato, ha reagito male a questo mio discorso. Vabbè, qui sarebbe il caso di fare un discorso individuale, adesso io non ho voglia, comunque andiamo nel dopo partita. E vabbè, qui c'è una piccola relazione così, insomma, sul dopo partita, le statistiche, comunque tiri 11 a 4, 2 tiri a 1 in porta, però non si è tirato mai, loro con un tiro in porta non segnava, vabbè, anche chi se ne frega. E vabbè, questo era, ragazzi, io direi che posso chiudere qui questa piccola serie, miniserie di due video, perché non ho altro da dirvi. Questo è il modo in cui gioco io, spesso funziona, a volte no. Spero di esservi stato d'aiuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se avete domande, sono pronto a rispondere. E quindi niente. Grazie di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!